Eccoci, abbiamo appena assistito a una riunione di percorso comune, un nuovo movimento o lista, adesso lo specificherete meglio voi che siete i portavoce. Io lascio parlare il primo anche a presentarsi, prego. Io sono Tommino Lorenzo e sono un portavoce di Percorso Comune, questa nuova entità nata di recente, presente sul territorio. Cosa avete detto stasera? Cosa vi proponevate stasera? Innanzitutto mi presento, sono Michele Boato e rappresento, come dire, ecco, qui posso rappresentare me stesso, posso rappresentare i miei valori, posso portare avanti la strada per raggiungere i miei obiettivi con l'etica che riconosco, insomma, che mi riconosco. Sì, voi qua avete elencato una bozza di programma, 11 punti che più avanti, penso in una prossima riunione, andrete sul dettaglio. Voi siete provenienti, alcuni di voi, dal Movimento 5 Stelle. Cosa ci può dire a riguardo? Allora, io non provengo dal Movimento 5 Stelle, io ho votato il Movimento 5 Stelle. Intanto mi chiamo Di Guimi Alessandra, sono una maestra della scuola primaria, io sono una neonata qua in questo ambito. Per questa domanda lascerei parlare loro perché, come ho già sì, allora modifico un attimo sì. La domanda. Cosa l'ha impressionata stasera o se cosa le sembra che sia stato più accolto di quello che avete detto, che ha interessato di più gli ascoltatori? Ma credo che ognuno per un motivo o per un altro sia stato colto magari o da un settore o da un altro. Spero che tutti i punti siano stati colti così come noi intendevamo fare, ma come è stato già detto prima, siccome qua si parla di dialogo, sono punti che noi abbiamo posto, che abbiamo già delle idee precise in questi vari punti che sono stati esposti, però comunque siamo aperti al dialogo. È sembrato siamo comunque perfettibili ma non perfetti, sì, quindi si cerca di raggiungere per tutti. La sensazione è positiva per lei della sì, serata? Sì, sì, io sono entrata proprio perché comunque io conosco principalmente Michele, mi ha parlato di quello che volevano fare, io sinceramente ero molto delusa un pochettino da quello che avevo visto in questi anni. Allora, molti si chiederanno se voi vi presentate alle prossime amministrative, c'è poco tempo davanti, voi siete appena nati e neanche completamente formati forse, cosa ci potete dire al riguardo? Vogliamo dire che il nostro obiettivo è quello di lavorare per la comunità, quindi lavorare per la città, non necessariamente presentandosi alle elezioni o presentando la lista. La volontà c'è, perché crediamo di poter far bene, quindi se ci saranno le possibilità, anche a livello di persone motivate che vogliono metterci la faccia, che vogliono metterci il cuore e che vogliono metterci il tempo personale, proveremo a presentarci. E vogliamo anche fare un nome di un vostro referente, perché l'avete fatto durante questo incontro, perché voi avete come referente politico Rizzetto. No, allora, non è esatto. Noi abbiamo una conferenza fra un paio di giorni e li definiremo chi saranno i portavoce nazionali. Quindi rimando tutto a sabato. Allora, concludiamo con Michele Boato, che è colui che conosco di più e che vedo a molte assemblee dove si parla di sociale e di problematiche del territorio. Qual è la sua sensazione? Abbiamo toccato tutti i temi o c'è un qualcosa che stasera non avete parlato che magari parlerete la prossima volta? Allora, l'elenco dei temi che abbiamo fatto questa sera è stato il lavoro di molte ore di noi tre assieme, ma soprattutto anche di Lorenzo e delle sue esperienze e conoscenze. Se mancano dei temi, noi chiediamo la partecipazione ai cittadini che vengano ad aiutarci, che vengano a incontrarci con noi, perché appunto noi siamo aperti al confronto, al colloquio, per arrivare alla concretezza di quello che potrà essere un programma per il nostro movimento. Sì, perché voi siete alternativa attiva, dialogo, confronto e concretezza, esatto. Il vostro slogan. Quello è il nostro motto. Questo, il dialogo e confronto.
ed è la cosa che purtroppo è quella per cui io almeno posso dire sono uscito dal Movimento 5 Stelle, non mi riconoscevo più. Allora possiamo concludere che per chi vuol saperne di più nei prossimi 20... Settimanalmente ci può seguire su Facebook, noi organizziamo i incontri. Comunque voi siete presenti già adesso comunque su Facebook. Su Facebook abbiamo una pagina. Perciò basta digitare Percorso Comune. Percorso Comune, stanno nascendo in tutta Italia, in tutte le province, in tutte le città, ne stanno nascendo ogni giorno. Quindi comunque la comunità si sta allargando, c'è curiosità, c'è voglia di cambiamento, c'è voglia di concretezza. Magari due punti, ma portiamoli a casa. Bene. La partita non si vince con lo 0-0, si vince con l'1-0. Vi ringrazio. Grazie.